Buongiorno a tutti e a tutte, voglio parlare del seguente libro. Una lepre con la faccia di bambina, edito nel lontano 1978 e scritto da Laura Conte. Il racconto breve di Laura Conte riporta indietro i lettori di 46 anni fa. Siamo esattamente nel 10 luglio del 1976, quando dalla fabbrica chimica Igmesa di Meda, siamo nell'attuale provincia di Monza, Brianza, si sviluppò una potente nube tossica che colpì e contaminò con i suoi veleni e le scorie radioattive il territorio comunale di Seveso e i suoi cittadini. L'evento suscitò un'enorme impressione nell'opinione pubblica, soprattutto per le gravissime conseguenze sui residenti affetti da leucemia ed altri tipi di tumore maligni, e in particolare sui bambini che nascevano con malformazioni congenite. In primo luogo va osservato come il libro inizi in media res, con i due protagonisti, i due giovani adolescenti Marco e Sara, che scoprono di persona come il paesaggio umano e quotidiano stia di colpo cambiando drammaticamente e rapidamente. Infatti hanno modo di vedere, girando per il comune, di vedere appunto come la loro realtà quotidiana fatta di animali domestici, di quartieri residenziali, di quartieri degli operai, è caratterizzata dal senso di morte che si propaga in ogni direzione, partendo dalla morire degli animali fino ai segni della diossina sul volto delle persone che si manifesta tramite i brufoli. In secondo luogo appare significativo il fatto che nel romanzo agli occhi dell'autrice solo Marco e Sara si rendono poco alla volta conto della drammaticità dell'evento, a tal punto che Sara sarà ricoverata in ospedale con pesanti conseguenze, la leucemia, e vedendosi fasciata come se fosse una mummia, mentre gli adulti rimangono indifferenti e silenziosi. Infatti il padre di Marco è tutto concentrato da autentico stacanovista sul lavoro, non perdendo un attimo nel fare affari, mentre la moglie, quando viene a sapere che deve sfollare dal proprio appartamento, nonostante sia estate, porta con sé il proprio visone, simbolo di successo professionale e di scalata sociale. Allo stesso modo, il medico che visita Sara inizialmente la rassicura, sostenendo che i brufoli sono solo un segnale che sta diventando una donna. Ma ovviamente Sara, come tanti altri residenti, ha respirato l'aria avvelenata di Seveso, portandosi con sé veleni, scorie radioattive, irritazioni cutanee. Terzo luogo, uno dei momenti nodali del romanzo è costituito dal fatto che anche le famiglie che vivono nella zona residenziale di Seveso, cosiddetta zona bene, sono costrette a trasferirsi in un grande albergo. E l'evento viene vissuto con molto fastidio, soprattutto dalla madre di Marco, che vorrebbe essere in un hotel a 5 stelle e non in un hotel di bassa lega. E poco alla volta si viene a comprendere che anche il padre di Marco, come altri cittadini di Seveso, non curanti delle disposizioni e dei divieti, sono andati nelle case e nei depositi a recuperare materiali, merci, diffondendo così la diossina nelle zone vicine. Inoltre, sempre attraverso il narratore interno costituito da Marco, emerge come ben 150 bambini abbiano contratto sul volto dei puntini gialli, segno della contaminazione della diossina. Possiamo dire che il finale del breve romanzo di Laura Conti si caratterizza per la pungente ironia con cui Marco e Sara si trovano a commentare la vicenda umana di Assuntina, che è la sorella di Sara, che si trova combattuta se abortire o far nascere un bambino che a causa della nube tossica avrà sicuramente delle menomazioni. E questa tragedia viene raccontata dai due protagonisti adolescenti che si trovano a vivere e a comprendere eventi molto più grandi di loro. Essenziale è a tal fine il dialogo tra i due protagonisti con cui si arriva alla presa di coscienza su come nascono i bambini. E nella sua comicità il dialogo nasconde un riso amaro, un velo di profonda amarezza su come funziona la realtà nel mondo adulto. E la conclusione consiste nel fatto che Sara non è affatto guarita, poiché
uno degli effetti della diossina è la leucemia. E sotto questa prospettiva il racconto segna la fine prematura dei sogni adolescenziali e l'ingresso nell'età adulta, soprattutto per Marco. E a questo proposito potremmo commentare che proprio in questo dialogo emerge molto bene la grande differenza di stile di vita e sociale tra Sara, abituata sin da piccola ad affrontare a viso aperto la dura quotidianità e che ha pertanto un approccio molto più pratico e diretto alla realtà, e Marco, il quale invece ha vissuto in una famiglia in cui non vi era molto dialogo fra genitori e figli e che si trova quindi impreparato e quindi insicuro.